Che questo
storia e è davvero importante come sta andando la storia di Gianni Fio per il futuro. Sono tante le istituzioni che sono di un'area di storia che è davvero Thank you.
l'uso del servizio militare. Ciò che mi interessa fare il militare, ma il servizio di leva è un momento fondamentale sempre nell'ottica del suo sogno, perché il servizio di leva lui avrà la possibilità di imparare del tecnico di sopravvivenza che gli potrebbero venire utili nel momento in cui fa l'esploratore. Quindi vuole fare il servizio di leva, è preoccupato di essere escluso proprio per questo punto di vista. In realtà quando si presenta il servizio di leva, i militari rimangono impressionati dal fisico di quest'uomo, dalla potenza fisica di quest'uomo, e lo prendono senza indugio. Sono proprio durante il servizio militare, dopo che ha finito il primo anno, che durante le vacanze natalizie, quindi siamo nel Natale del 1994, lui ha 22 anni, torna a casa, nella attuale Oslo, che era appunto cristiana, in Norvegia, e decide di fare una piccola sintesi. Dice lui, noi diremo un'impresa incredibile, per abituarsi appunto alle situazioni che farà. Il percorso consiste nel passare un altipiano che praticamente separa appunto Oslo da Bergen. È un altipiano che è lungo 120 km. Lui decide con un amico che con lui ha intenzione di fare questo viaggio, di percorrere questi 120 km, praticamente quasi sempre di notte, perché è Natale e siamo in Norvegia, con due giorni, con gli sci. Quindi prende un'attrezzatura minima indispensabile, non hanno neanche una tenda, hanno solo i sacchi a pelo, gli sci, delle cibarie che dovrebbero bastargli per due giorni, e se vi dico che cosa c'è negli zaini, per noi basterebbe a malapena per fare un viaggio in macchina di 4 ore, cioè ha un po' di biscotti, del latte in polvere, va bene, pochissimo cioccolato, pochissima roba, hanno una bussola magnetica e una cartina di carta, basta. E sanno che devono tra l'altro trovare la discesa in fondo all'altipiano precisa, perché è l'unico punto da dove potranno effettivamente scendere dall'altipiano. Prendono come base la casa, una piccola fattoria all'inizio dell'altipiano, che devono scendere con il tempo di lavoro. Partono, ovviamente, dopo il primo giorno, che non sorprendono la città. Terribile. Allora si rifugiano in questa casa, dove non riescono neanche a prendere il fuoco perché il cammino non va, e rimangono in questa campagna per 3 giorni, perché la tempesta non smette. Trovano solo la famiglia che spiega, non riescono un po' a mangiare qualcosa, ma sicuramente di oltre non è neanche buono il nostro cuore. Dopo 3 giorni la tempesta è un po' calata, decidono di partire, tanto sotto le neve. E riescono a percorrere molto bene quello che dovrebbero percorrere, e ovviamente a un certo punto spiegano che il mare non può venire, non è una tenda, si mettono lì sacchi a pelo, si mettono a dormire, si mettono di fiato con il cibo al piede dei sacchi a pelo, si mettono le racchette per fare sporca di sotto le neve. La mattina dopo si svegliano, ma si potete immaginare leggermente i frequenti, parliamo di temperature intorno ai meno 24 gradi, si trovano all'aperto, e i piatti con il cibo sono spariti. Con la voce cibo sono mezzo al nulla, con la cartina che loro hanno spesso completamente tagliata, e quindi hanno utilizzato, proseguono con la bussola. A un certo punto la neve, anziché smettere, aumenta, e loro sono sempre una cartina e non riescono a trovare la strada per scendere dall'altra parte. Quindi, disperatamente dicono, vabbè, a questo punto meglio tornare indietro, perché se non imbrocchiamo la strada giusta, non andiamo nel via. Iniziano a tornare indietro e la neve che è tantissima li ha obbligati a una seconda notte fuori, senza cibo. Avanzano talmente impreparati che scava una specie di tensione la neve per prepararsi almeno dal vento. E quando si mette a dormire, tra la brina, la neve che si sta cadendo, la brina che viene dal suo corpo, dal calore del suo corpo, crea uno strato di ghiaccio che la mattina lo imprigiona nel suo cappello, cioè lui si sveglia ed è completamente imprigionato nel ghiaccio, ed è terrorizzato, perché se anche il suo amico ha fatto lo stesso errore, lui l'hanno così. Per fortuna l'amico non è bloccato dal ghiaccio, lo trova nella neve, lo libera, continua da camminare, l'amico cade in un crepaccio, tra l'altro, di 9 metri, ma non si fa niente per fortuna, continua a camminare, non trovano la strada, a un certo punto individuano una persona che è un contadino che abita nella zona e cercano di fermarlo, ma questo contadino neanche guarda, non si ferma neanche, perché pensa che siano degli spiriti della montagna, perché dice è impossibile che sia qualcuno che sta camminando qui. Riescono a fermarlo e a ottenere indicazioni, così trovano la strada e tornano alla fattoria da cui sono partiti 8 giorni prima. 8 giorni in cui rischiano di morire. Da questo primo viaggio a Amundsen capirà una cosa fondamentale che lo guiderà da lì in poi, e cioè che in questo tipo di esplorazioni
Certo, la fortuna e la sfortuna sono fondamentali, soprattutto in condizioni estreme, ma bisogna fare di tutto per evitare gli imprevisti. Bisogna studiare, bisogna cercare di prevedere ogni imprevisto per fare in modo che la fortuna gli aiuti e che la sfortuna sia evitato. Bisogna pianificare nei minimi dettagli ogni particolare e così decide una cosa che segnerà il suo destino di esploratore. Dice: se io voglio fare l'esploratore e voglio essere a capo di spedizioni che vanno verso il polo nord o il polo sud, allora io devo essere anche comandante della nave, perché prima di partire per l'esplorazione c'è sempre una nave che ci porta dal punto di partenza da casa, diciamo, al punto di partenza dell'esplorazione. Se io non sono comandante della nave, navigando in mari che sono molto difficili da esplorare, può capitare che io dica: bene, dobbiamo partire dal punto A, e il comandante della nave dica: no, guarda, è troppo pericoloso, non ci andrò al punto A, vi lascio nel punto B. E questo è un fattore di rischio eccessivo. Quindi Amundsen dice: prima di fare l'esploratore devo diventare comandante, io devo guidare la spedizione dall'inizio alla fine. Così nel 1897 si imbarca sulla Belgica, una nave che ha appunto un comandante belga e il mio cliente in seconda. La nave è proprio questa, è una nave di 30 metri, abbastanza buona, non nuovissima, ma insomma, già di alto livello, deve fare tutta una serie di esplorazioni nel sud, nella regione antartica. Deve fare esplorazioni, deve fare misurazioni meteorologiche, cartografiche, climatologiche, deve andare a esplorare tutte quelle zone sotto la terra del fuoco che nessuno ha ancora mai navigato. Ma questa in parte, siamo nel 1897, per a bordo delle navi passivamente fa subito un viaggio avventurosissimo, in capo alle delle tempeste incredibili, per cui alcuni membri dell'equipaggio cadono in mare e spariscono, ovviamente rischiano due o tre volte di naufragare. Poi, come è normale che sia, dopo diversi mesi che navigano e fanno le loro misurazioni, il piatto arriva con l'inverno e li blocca nel patto. Rimangono bloccati per l'inverno. Il comandante non si sta bene perché è contrario all'utilizzo di carri in classe, quindi a far passare l'equipaggio, e quindi si uccide da due delle scorte che hanno a bordo, e ovviamente l'equipaggio viene colpito dallo scorbuto, che sapete essere una delle malattie che colpiva i marinai in mancanza di vitamine e di un'alimentazione adeguata. Amundsen, però, che a bordo conosce un altro grande esploratore, che è Cook, Frederick Cook, che poi rivedremo qua, che è un medico geniale, bravo, quanto lui, come esploratore, invece non ci sta. E inizia subito, mentre sono portati nel ghiaccio per mesi, a cacciare e a recuperare carne di foca, carne grassa di foca. E nel momento in cui tutti abbordano lo scorbuto, Amundsen diventa di fatto un comandante, perché il comandante della nave sta male, è malato. Amundsen mette subito in luce le sue doti di grande organizzatore, di grande conoscitore, anche teorico, della situazione, per cui inizia ad alimentare tutti con la carne grassa di foca che fa passare lo scorbuto, caccia i topi dalla nave che sono un elemento di grande pericolo, ritrova dei tessuti nelle stive e fa cucire dei vestiti che possono portare maggior caldo, gestisce al meglio la situazione. Quando il ghiaccio si sta iniziando a togliere, lo capisce insieme a Cook e proprio insieme a Cook elabora un piano per cercare di liberare la nave dal ghiaccio, cosa che vi assicuro non è per niente facile. Un piano che prevede che loro debbano scavare un canale dietro la nave per farla liberare a mano, quindi si mettono fisicamente a scavare un canale nel ghiaccio e grazie alla tonite, cioè grazie a degli esplosivi che avevano a bordo che servivano a fare queste cose. Tra l'altro hanno anche delle altre intuizioni geniali come foderare la nave intorno con le pelli dei pinguini che hanno cacciato per evitare che dai ghiacci la nave prenda troppi colpi, perché la nave ha già subito dei colpi molto violenti. Tanto è vero che nel momento in cui effettivamente riescono a liberare la nave, devono riprendere la navigazione, ma tutti i cronometri a bordo sono fuori uso. I cronometri sono lo strumento fondamentale per orientarsi, per capire dove si sta navigando. Quindi il viaggio di ritorno è avventurosissimo, ci mettono più di un anno a tornare in patria e rischiano più volte il naufragio perché appunto devono andare davvero a occhio. Però Amundsen ha messo in luce le sue grandi doti non solo di organizzatore ma anche di navigatore, ottiene il grado di comandante.
Non dice nulla, anche perché il codice
altro grande esploratore di quegli anni che è andato anche lui in inglese, dice lui si muove con le spinte. Gli inglesi stanno lavorando alla conquista del Polo Sud da anni, hanno finanziamenti superiori, hanno conoscenze, è scontato, tutta riferendo loro. E invece Amundsen dice, ma no, proviamoci, forse ce la facciamo noi, se ci organizziamo bene ce la facciamo noi. E così, a bordo di una nave, che finalmente è davvero una nave di altissimo livello e con un equipaggio composto da grandi, non solo esploratori, ma anche grandi persone che possono dargli la mano nella preparazione di una missione che deve durare più di un anno, addirittura un anno e mezzo, si avvia verso il Polo Sud. La sua abilità nel preparare la missione e nel preparare tutto il lavoro di grande esploratore da qui giocherà un ruolo fondamentale, perché Amundsen ha studiato molto bene e si è reso conto che il punto migliore per partire è questo punto qua, la paglia delle balene, quella che sarà poi ribattezzata fra la nave, perché la sua nave è la fra, e quindi quando la fermano lì, da un po' si chiamerà così. Capisce che quello è il punto migliore perché gli permette la rotta più diretta e veloce al Polo Sud. Sa che quello è il punto migliore perché è il punto più sicuro per attaccare con la nave, è lui il comandante della sua nave, quindi punta direttamente lì e ci arriva molto velocemente, ci arriva prima degli inglesi che invece arrivano in questo punto perché non conoscono così bene come lui la Baia delle Balene. Quando sbarca, Amundsen inizia a lavorare in maniera maniacale su tutti i particolari della sua spedizione. Ha portato con sé 95 cani, i cani sono bestie fortissime, tirano le slitte, sono intelligenti, sono fedeli, mangiano le stesse cose che mangiano gli esseri umani, cioè la carne, eventualmente la carne di foca, ma soprattutto sono a loro volta carne. Ogni cane può costituire 25 kg di carne. Amundsen è disposto, per quanto ci faccia un perfetto oggi, giustamente, e anche lui ama molto i cani in realtà, a sacrificare man mano che il viaggio va avanti i cani per cibarsi. È uno strumento eccezionale per avere della carne a disposizione anche in delle condizioni estreme. La distanza che separa il punto di attracco della nave dal Polo Sud sono 1100 km da percorrere in slitta, appunto, grazie ai cani, da percorrere a delle temperature che raggiungono i meno 70 gradi e che sono condite da questo blizzard, da questo vento, che sono vere e proprie tempeste di neve, di ghiaccio, che sono in grado di uccidere un uomo in poche ore. Voi capite che è un viaggio che va organizzato nei minimi dettagli, bisogna creare delle tappe intermedie, bisogna partire, portare delle provviste in una tappa e tornare indietro, poi andare avanti, fare un'altra tappa e tornare indietro, in modo che quando si farà il viaggio si avranno provviste sia per l'andata che per il ritorno, perché non è possibile ovviamente partire con provviste sufficienti per 2-3 mesi a quelle temperature. E allora Amundsen e i suoi organizzano tutto, ha portato tessitori, carpentieri, medici, ha portato uomini di grandissimo valore, perché la sua bravura come organizzatore e anche sapersi circondare di persone di altissimo livello che possono aiutarlo ad organizzare tutto al meglio. Si mettono a smontare e a rimontare tutte le slitte, riescono a portarle da 89 kg a 24 senza renderle meno resistenti. Lavorano sui finimenti dei cani, cioè sulle briglie che devono tenere i cani alle slitte perché devono essere perfetti, lavorano sui finimenti di cuoio che devono essere facili da mettere e da togliere, perché lasciare i finimenti di cuoio fuori dalle tende quando si dorme vuol dire farli mangiare ai cani e quindi la mattina non potersi mettere gli sci ai piedi. Migliorano gli sci, migliorano addirittura le fruste, perché si rendono conto che le fruste che loro devono usare in continuazione per i cani tendono a rompersi nel manico e quindi si mettono a discutere e a fare degli esperimenti per vedere qual è il manico che reggerà di più alle difficoltà che impone un viaggio del genere. Migliorano le tende per renderle leggere, colorate, visibili anche in condizioni cattive. Insomma, pensano a ogni particolare. E così la traversata di Amundsen e dei 5 che insieme a lui partiranno per arrivare al Polo Nord è una cavalcata trionfale. Partono a ottobre, il 19 di ottobre, e voi vedete, 23 di ottobre dell'11 sono già qui, poi vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, e il 14 dicembre del 1911 Amundsen e i suoi arrivano al Polo Sud. Questa è la foto che li ritrae, la foto che vi ho fatto vedere prima.
Piantano la bandiera norvegese, ovviamente sono arrivati prima loro, piantano una tenda e la lasciano piena di viveri e di oggetti che possono servire anche a Scott, perché sanno che Scott sta facendo lo stesso percorso ed evidentemente non è ancora arrivato, ha avuto problemi, avrà probabilmente bisogno di aiuto e di viveri. Gli lasciano i viveri e tornano indietro. Il ritorno, accompagnato anche dalla fortuna, ma come Amundsen appunto diceva, la fortuna uno se la deve anche un po' cercare, accompagnato dalla fortuna è altrettanto trionfale. Nel giro di un mese tornano a destinazione. Amundsen ha conquistato per primo al mondo il Polo Sud. E gli inglesi? E Scott? Ecco, questa è la foto, l'ultima foto tra l'altro, di Scott che raggiunge il Polo Sud. Lo vedete, lo sguardo è distrutto, è un uomo distrutto non solo perché arriva al Polo Sud un mese e tre giorni dopo Amundsen, quindi ci mette molto di più, e trova la bandiera norvegese, quindi capisce che è arrivato secondo, ma anche perché è andato tutto male nel suo viaggio. Gli inglesi si sono affidati a delle moto slitte pensando che fossero più veloci e invece le moto slitte a meno 70 gradi si sono rotte, le hanno dovute abbandonare. Anziché affidarsi ai cani, che Amundsen tra l'altro gli aveva offerto anche in dono, hanno deciso di affidarsi a dei pony siberiani dicendo che erano delle bestie migliori, più potenti, e invece i pony non erano in grado di camminare sul ghiaccio. In più i pony, come sapete, si cibano di fieno e quindi avevano dovuto portare un sacco di materiale che hanno dovuto abbandonare per strada. Sono arrivati al Polo Sud a piedi. Scott e i suoi uomini quando arrivano al Polo Sud sono già distrutti, hanno perso troppo tempo, quando iniziano a tornare indietro vengono investiti da tempeste atroci. Con una forza immane riescono a ripercorrere quasi tutti i 1200 chilometri che li avrebbero dovuti riportare al campo base, ma quando sono a 18 chilometri da uno dei punti di riferimento e di rifornimento che avrebbe potuto salvarli, investiti dalla tempesta, piantano l'ultima tenda e i tre superstiti, perché due sono già morti, si fermano in quella tenda. E Scott redige un diario che poi è arrivato fino a noi, in cui racconta gli ultimi giorni della sua vita, in cui è rimasto impotente in quella tenda ad aspettare che le forze lo abbandonassero. Ci mettono diversi mesi a morire da quando tornano dal Polo Sud e vengono ritrovati solo due anni più tardi quando una spedizione li andrà a cercare. Questa è la differenza fra due grandi esploratori, uno dei quali ha progettato nei minimi dettagli e ha fatto le scelte giuste e l'altro ha fatto le scelte sbagliate. Amundsen è diventato un mito, è diventato un mito e quando torna in patria trova tra l'altro un mondo che è cambiato radicalmente, sono arrivate navi molto veloci, ci sono navi a vapore che riescono a viaggiare 60 km orari, c'è la radio, il telegrafo è sempre più diffuso e soprattutto ci sono gli aeroplani che a Amundsen piacciono molto, perché gli aeroplani sono in grado di volare e di sorvolare territori molto grandi in maniera veloce, molto più efficace delle navi. E lui a quel punto vorrebbe incominciare delle altre spedizioni, però come potete immaginare scoppia la prima guerra mondiale e non è momento di farsi finanziare per delle esplorazioni. Così lui dona molte delle cose che ha alla sua nazione, che ha bisogno di ovviamente di aiuto come tutte le nazioni in quel periodo, però allo stesso tempo apre anche un'impresa e diventa di fatto armatore, cioè compra delle piccole barche e le affitta a chi ha bisogno di fare scambi commerciali. È un'impresa che va benissimo, Amundsen diventa milionario nel giro di 4 anni e allora a quel punto ha conquistato il Polo Sud, è famoso in tutto il mondo, è milionario, bene, basta, ha finito, pensione, si riposa, ma che? Neanche a dirlo, anzi, è contentissimo, dice, finalmente non ho più bisogno dei finanziatori, posso fare i viaggi che voglio senza chiedere finanziamenti a nessuno. E così progetta una nave, questa volta avanzatissima dal punto di vista tecnologico, la Maud, che sembra una noce tagliata a metà, questa forma particolarissima, perché deve resistere ai ghiacci e alle difficoltà polari, la fa costruire dai più grandi del suo paese, la riempie di tutto quello che è necessario per fare delle esplorazioni scientifiche e nel 1918, quando la guerra è quasi alla fine, quindi non rischia di essere silurato da un sottomarino tedesco, parte per un'altra grande impresa, il passaggio a nord-est, cioè l'altra rotta polare che doveva essere esplorata. In realtà il passaggio a nord-est era già stato compiuto da un esploratore prima di lui, però Amundsen dice non mi interessa essere il primo, io voglio fare delle rilevazioni scientifiche di altissimo livello. Considerate che quando Amundsen passò
il passaggio a nord-ovest, mentre navigava, non doveva solo riuscire a trovare il passaggio, doveva anche, voleva anche, riuscire a individuare il polo nord magnetico, che era oggetto di studio. E i suoi dati, nonostante tutte le difficoltà che hanno vissuto, sono tanti e precisissimi. Ed è stimatissimo per questo, perché i suoi dati sono di grande importanza per le ricerche geografiche del tempo. E lui dice, con la MAUD, al passaggio a nord-est, farò lo stesso, rilevazioni cartografiche, meteorologiche, magnetiche, non solo rifarò il percorso del passaggio a nord-est, ma le correnti mi porteranno a nord dell'Alaska in modo che io poi potrò andare verso il polo nord e scoprire e andare a visitare tutte quelle regioni del polo nord che nessuno ha ancora mai visto, perché è vero che Cook era arrivato al polo nord, ma era solo un'andata e ritorno, non si conosceva niente di quello che c'era intorno al polo nord, bisognava ancora capire se c'erano delle isole, dei territori, solo ghiaccio, delle popolazioni, chissà quali animali, c'erano un sacco di cose da scoprire, e lui parte per questo viaggio. Ora, anche qui, il viaggio della MAUD, questa è la cabina, una delle cabine della MAUD, dove appunto Amundsen sta con i suoi. Il viaggio della MAUD è un viaggio incredibile che dura 7 anni, quindi anche qui ci sarebbero cose incredibili da raccontarvi. È un viaggio difficilissimo perché la nave, come avete visto dalla foto precedente, viene immediatamente presa dai ghiacci e rimane nei ghiacci per 3 anni. È una cosa assurda. Amundsen questa volta è più sfortunato, rischia la morte diverse volte, ha degli infortuni gravissimi, un cane lo aggredisce, non si capisce bene tra l'altro perché, lui scivola sul ghiaccio e cade dal ponte della nave e nonostante sia un uomo molto forte si fracassa malamente una spalla e il primo ospedale è a 3000 km, quindi la spalla deve guarire da sé, e quando lo visiterà un medico molti anni dopo gli dirà: è incredibile che lei riesca ancora a muovere il braccio, perché la spalla si è saldata da sola in maniera incredibile. Viene aggredito da un orso bianco e viene salvato tra l'altro dallo stesso cane che l'aveva fatto cadere, quindi almeno il cane si scusa. Però capite che un orso bianco che ti attacca, insomma, si salva, però le ferite sono profonde, sono difficili. Una lampada che va male rischia di intossicarlo di monossido di carbonio, quindi si salva perché capisce che sta male, però rimane intossicato di monossido di carbonio in delle condizioni assurde. Parte con un equipaggio di 10 uomini, 2 dei suoi uomini non reggeranno alle difficoltà, sono uomini preparatissimi, e gli chiedono di tornare, gli dicono: guarda, non ce la facciamo più a stare sulla nave. Lui dice: nessun problema, tornate, vi do una slitta, vi do i viveri. Devono fare anche loro 800 km nel ghiaccio, ma sono uomini preparati a farlo. Lui gli dà una slitta, gli dà i cani, gli dà i viveri. Questi uomini partono e non saranno mai più visti. Non si sa che cosa accade a questi uomini. È una situazione difficilissima. Le misurazioni scientifiche vanno bene, riescono ad arrivare anche effettivamente vicino all'Alaska, però le correnti non sono favorevoli. Amundsen rimane talmente tanto in mare, bloccato nel ghiaccio, le spese sono talmente tante che anche i suoi soldi, con cui lui pensava di poter fare tutto quello che voleva, in realtà stanno finendo. È costretto ad abbandonare i suoi, mentre tanto la nave è bloccata nel ghiaccio, per andare a San Francisco, manco ve lo dico, a piedi, e per cercare nuovi finanziamenti. Quando torna tra l'altro da San Francisco, lui ha rapporti anche con gli Inuit, appunto con le popolazioni, con gli eschimesi dell'epoca, gli vengono portate anche queste 2 bambine che sono rimaste sole, hanno perso i genitori, e lui si prende cura di queste bambine. In questa foto è forse l'Amundsen più sorridente, non era un personaggio, bravissimo nelle relazioni, già norvegese, poi esploratore, potete immaginare, non era un di carattere, era un mito perché era un grandissimo, però questa è una delle foto in cui lui è più sorridente o comunque più allegro. Si prende cura di queste bambine, le porta tra l'altro in Norvegia a studiare, le fa studiare in Norvegia, dimostra che sono bambine intelligentissime, che poi dopo qualche anno chiederanno anche di tornare da dove sono venute, se no lui le avrebbe tenute anche in Norvegia tutta la vita. E fa un sacco di esplorazioni utili, scrive dei libri che rimarranno nella storia delle esplorazioni, però non riesce a raggiungere il polo nord, i soldi finiscono, gli anni passano e non riesce nel suo intento, e già molti iniziano a dire: beh, forse Amundsen è stato bravo col polo sud, ma insomma col polo nord non ce la può fare, è finita la stella di questo grande uomo. A
Amundsen è ironica la sua storia, perché lui voleva conquistare il Polo Nord e invece ha conquistato il Polo Sud e non molla sul Polo Nord. Lui torna a casa e dice no, non è vero, non ce l'ho fatta con la nave, ma insomma in qualche modo ce la farà, ce la farò. Sono anni difficili, perché poi finisce nelle grinfie di investitori che sono invece non corretti come lui, che lo portano sull'orlo della bancarotta, perde tutti i suoi soldi, rischia di dover vendere anche la casa pur di poter finanziare le future esplorazioni. Non lo fa non perché non vuole vendere casa sua, ma perché casa sua non basterebbe a finanziare un decimo di un'esplorazione che deve fare. E mentre è sul punto di dire non troverò più finanziamenti, non avrò più nessuno che mi aiuta, compare un ricco americano folle di quei personaggi che sembrano usciti da un film. È uno che farà nella vita, farà l'ingegnere ferroviario, minerario, il cercatore d'oro, andrà nelle Ande, lo chiama e gli dice: ah, ma lei è Amundsen, quello del Polo Sud? Io le vorrei finanziare un viaggio al Polo Nord, le va bene se le do $100,000? Amundsen non ci crede, dice: incredibile. E Amundsen, come vi avevo detto, da diversi anni aveva messo gli occhi sugli aeroplani. Gli aeroplani stavano diventando delle macchine molto interessanti, molto potenti, sempre più performanti, che avrebbero permesso di raggiungere il Polo Nord in poche ore. Potevano trasportare dei carichi, ma non solo di raggiungere il Polo Nord, il Polo Sud o qualunque altra remota zona del mondo, avrebbero permesso anche di sorvolarlo e quindi di fare un'opera cartografica di osservazione e di esplorazione senza precedenti. Così decide di organizzare un'esplorazione che sembra folle. Compra due aerei, vedete, due Dornier Val, idrovolanti, con due motori, sono dei bimotori, 720 cavalli a motore, sono aerei che possono percorrere più di 1000 chilometri anche a pieno carico, e decide di provare a sorvolare il Polo Nord a bordo di questi aeroplani. Allora, non è che si è impigrito, non è che era facile la cosa. Innanzitutto vi vorrei mostrare che questi aeroplani non avevano la cabina, quindi bisognava volare a testa aperta. Adesso, se volete fare la prova andando a casa di mettere la testa fuori dal finestrino con la macchina, loro a meno 60 volavano a 500 metri d'altezza per 10 ore con la testa di fuori. Ora, comodissimi non erano comunque. Soprattutto è un'impresa rischiosissima, perché se succede qualcosa all'aeroplano ci si trova in mezzo al nulla, e l'aeroplano non è come una barca, non lo si può caricare di tutto, quindi bisogna partire leggerissimi, e se qualcosa va storto bisogna essere pronti ad organizzarsi. Il viaggio è incredibile nella sua idea. L'idea è quella di partire praticamente dalle isole Svalbard, appunto da qua, da molto a nord, ben più a nord della sua Norvegia, e di tentare un volo che arriva appunto fino al Polo Nord, e poi tornare indietro è molto difficile, deve davvero andare tutto benissimo. Mettono in conto che probabilmente a un certo punto, da qualche parte, sono idrovolanti, dovranno atterrare, dovranno far riposare gli aerei, dovranno rifornirli e ripartire. Sono due aeroplani, il numero 24 e il numero 25. A bordo ci sono 5 persone su ogni aeroplano. Amundsen per la prima volta non è più il comandante, nel senso che non è lui il pilota, si affida a dei piloti molto bravi, ma lui è solo l'osservatore, diciamo, che non è un ruolo importantissimo, perché l'osservatore deve dire dove si va, non ci sono radar, non ci sono strumenti che non siano gli occhi di un bravo osservatore. Però insomma non è più al comando degli aeroplani. La partenza mette già in luce tutte le difficoltà, perché nonostante sia estate ci sono diversi ghiacci ancora nell'acqua che danneggiano subito un aeroplano, cioè un aeroplano decolla e mentre decolla ha già un buco sotto la pancia. L'altro aeroplano invece funziona bene, il volo va bene, il volo inizia molto bene, poi a un certo punto sopraggiungono dei problemi. Tutto il mondo parla di questo viaggio, perché Amundsen è un pazzo a voler provare con gli aeroplani ad andare a fare una cosa del genere. Anche in Italia se ne parla, studiando per la conferenza sono andato a vedermi anche un po' di giornali per vedere come se ne parlava all'epoca, e vedete La Stampa il 26 maggio, vedete, loro sono partiti il 21 maggio, quindi sono partiti da 5 giorni, La Stampa dopo 5 giorni titola Amundsen silenzio. Amundsen aveva detto: tornerò al massimo in 70 ore, se non mi vedete dopo 70 ore vuol dire che abbiamo dei problemi. Sono passate 100 ore e non si sa niente di loro. Sono morti? Sono caduti in mare? No, in realtà, per fortuna, no. In realtà si trovano in una situazione così. Sono riusciti ad atterrare, i motori hanno iniziato a dare problemi, il tempo è peggiorato. Sono riusciti a percorrere 850 km in 10 ore.
sono a 200 km dal polo, ma gli aerei danno problemi, tutti e due, sono costretti ad atterrare in una zona che è bella, ma non bellissima. Gli aerei si bloccano nel ghiaccio, tra l'altro atterrano ovviamente a centinaia di metri di distanza tra i ghiacci e il mare, quindi gli equipaggi per diversi giorni non riescono neanche a parlare, ad avvicinarsi, poi riescono ad avvicinarsi. E allora a quel punto devono decidere, gli aerei sono bloccati nel ghiaccio, che cosa facciamo? Sblocchiamo gli aerei e proviamo a tornare oppure torniamo a piedi? Tutti convengono sul fatto che tornare a piedi sia un rischio eccessivo, non hanno scorte di cibo, dovrebbero affidarsi solo alla caccia e se non trovano niente da cacciare moriranno in poche ore. A disposizione hanno 3 coltelli, una baionetta, un'ancora e un'ascia e una pala. Questi erano gli strumenti che si erano portati dietro e devono iniziare a scavare e a muovere l'unico aereo che decidono di portare indietro, cercando di alleggerirlo il più possibile per ridecollare e tornare a casa. Lavorano per 20 giorni vicino al Polo Nord, senza grandi mezzi, come vi dicevo, dormendo dentro l'aereo. Immaginate spostare un aereo del genere bloccato nel ghiaccio, devono scavare delle trincee nel ghiaccio, muovere a mano da soli l'aereo, devono scavare 7 piste di decollo, a seconda del vento e delle condizioni, e alla fine, dopo diversi giorni di lavoro, parliamo di una ventina di giorni di lavoro, riescono a tornare indietro, tornano un mese dopo, quando tutti li avevano dati per morti. Non hanno conquistato il Polo Nord, hanno fatto un viaggio eccezionale, ma Amundsen si è reso conto che gli aerei sono ancora troppo fragili. Mettersi nelle mani, diciamo, degli aerei, nonostante la grande pianificazione, è troppo rischioso. E allora gli viene un'altra idea. Il volo sì, ma con un altro mezzo. Qual è il mezzo più potente dell'epoca per volare? Le navi del cielo, i dirigibili, che erano considerati molto sicuri. Non lo erano assolutamente, lo sapete, potete fare una breve ricerca e vedere le tragedie che succedevano. Però il dirigibile effettivamente ha un'autonomia maggiore, si possono portare più oggetti, si vola più piano, addirittura si può stare quasi fermi a volte in volo, sono perfetti per fare le osservazioni ed effettivamente è il mezzo che Amundsen battezza per sorvolare il Polo Nord. Il problema qual è? Il problema è che in Norvegia nessuno ha dei dirigibili. Chi ce li ha i dirigibili? Beh, in quel momento ce le hanno le grandi potenze, fra le quali, un po' per ultima, ma insomma, c'è anche l'Italia. L'Italia costruisce dei dirigibili semirigidi, come l'N1, appunto questo che vedete, che sono di ottima qualità, sono molto resistenti, hanno una stazza di 19.000 kg, quindi delle navi, questo dirigibile è lungo più di 120 metri, è alto 20 metri, può portare... Gli aerei potevano portare fino a 3.000 kg di equipaggiamento, questi possono portare quasi come una nave, possono portare anche 20.000 kg di equipaggiamento e quindi decide di usare dirigibili. Viene fatta una convenzione tra l'Aeroclub Norvegia, che appunto capeggiato da Amundsen, che dovrà guidare la spedizione, e l'aeronautica italiana, perché il dirigibile appunto lo costruiamo in Italia. A costruirlo è un personaggio che in Italia è molto famoso, il nostro nobile ingegnere ferroviario, grande costruttore, grande aviatore, sempre insieme alla sua super mascotte Titina che lo accompagnerà in tutti i viaggi. E viene fatta una convenzione in cui si dice, va bene, l'Aeroclub Norvegia compra il dirigibile, però il dirigibile dovrà avere anche un equipaggio italiano, l'Italia ovviamente si accolla una parte delle spese e l'equipaggio dovrà essere misto, italiani e norvegesi. Nobile piloterà il dirigibile, ci saranno dei motoristi italiani, dei cartografi italiani e poi ci sarà tutto il gruppo di Amundsen. Amundsen sarà di nuovo l'osservatore e il capo ufficiale della spedizione. Voi capite che è una spedizione difficilissima perché... Bisogna organizzare tutto, si parte di nuovo da Svalbard, dalle isole Svalbard, ma il dirigibile ci deve arrivare in volo, non è possibile fare come gli aerei che erano stati smontati e portati fino lì. Il dirigibile deve arrivare in volo e quindi vola per tutta l'Europa, quando arriva lì bisogna costruire un hangar per proteggerlo dalle intemperie, quindi va progettato un hangar che sia facile da costruire ma abbastanza resistente. Però se tutto va bene... il viaggio sarà incredibile perché praticamente permetterà davvero per la prima volta di passare sul Polo Nord e di esplorare tutta quest'area che nessuno ha mai visto e di atterrare praticamente in Alaska.
Allora, questo è un viaggio eccezionale, anche questo, dura molto meno rispetto ai viaggi in nave di cui vi ho parlato prima, dura 90 ore, che sono 90 ore apparentemente più comode di quelle appunto fatte in barca, però rischiosissime, perché anche lì un motore rotto, il ghiaccio sulla tela, problemi di meteorologia, le nuvole basse, il dover volare a 10, 20, 30 metri da terra rischiando di schiantarsi contro una montagna, bisogna avere un'attenzione e un lavoro di squadra eccezionali, non c'è tempo per dormire, c'è solo un pilota nobile, deve stare praticamente sveglio 90 ore e riesce a dormire solo poche ore, così come tutti gli altri, non hanno dei cambi, è un viaggio faticosissimo che però effettivamente riesce, cioè l'equipaggio riesce a portare il Norge, perché il nome sarà dato Norvegia, è l'aeroclub diciamo che paga il dirigibile e quindi il dirigibile si chiama Norge, il Norge riesce a volare effettivamente, a compiere in 90 ore tutto il percorso che deve fare atterrando a pochi chilometri dalla meta prestabilita, è un grandissimo successo, ne parla tutto il mondo, ma nel momento in cui questi atterrano iniziano una serie di liti violentissime fra Italia e Norvegia, cioè fra la delegazione di Amundsen e la delegazione di Nobile. Litigano su tutto. Effettivamente potete immaginare, no? Da una parte dei navigatori norvegesi, appunto non proprio compagnoni, silenziosissimi, dall'altra degli aviatori italiani molto tesi, che insomma parlano in continuazione, hanno un carattere completamente diverso, non vanno d'accordissimo. Poi ci sono degli screzi, perché gli italiani dicono ai norvegesi, ve la faccio semplice, ci hanno parlato per degli anni, gli italiani diranno ai norvegesi portate poco vestiario, abbiamo poco spazio, portate poco peso, quando atterrano gli italiani tirano fuori da dei bauli le loro divise bellissime e i norvegesi sono tutti sporchi con i loro brutti vestiti, gli italiani scendono, Nobile ovviamente scende con questa divisa straordinaria e tutti iniziano ad andare da Nobile a dire ma sarà lui il capo, quell'altro è vestito malissimo, quindi tutti iniziano a intervistare Nobile, quando arrivano a San Francisco, quando inizia il loro tour americano in cui pubblicizzano quello che hanno fatto, beh gli italiani lo sapete, insomma siano compagnoni, tutti i giornalisti vanno a intervistare gli italiani e poi ci sono un sacco di italo-americani, quindi il merito va tutto agli italiani, i norvegesi sono un po' più silenziosi, però gli erode molto la cosa, iniziano a litigare su tutto, sul battello, sui meriti, sugli hotel dove dormire, su come pagare le spese, litigano su tutto, ne nasce una lite violentissima in cui gli italiani dicono è merito nostro, i norvegesi dicono è merito nostro, voi non capite niente e insomma le cose non vanno bene. Non vanno bene tanto che Amundsen se ne torna a casa, tra l'altro le spese come al solito sono state molto superiori a quello che si era pensato e quindi l'aeroclub norvegese va incontro al fallimento, l'Italia paga per evitare che l'aeroclub fallisca, però ovviamente l'Italia mussoliniana che in quel periodo ha molto piacere di comparire come una superpotenza dice anche noi paghiamo, però voi lasciateci i meriti, quindi Amundsen torna insomma molto nervoso sulla questione e Nobile però da parte sua è ugualmente nervoso perché ci sono tanti esploratori che dicono sì vabbè ma Nobile gli italiani lo sappiamo perché ce l'hanno fatta perché c'era Amundsen a bordo che è uno che le cose le fa davvero bene e così Nobile 2 anni dopo decide di rifare lo stesso identico volo con un altro dirigibile che si chiamerà però Italia e che questa volta sarà solo italiano e lo iniziano a sconsigliare tutti perché gli dicono guarda che se tu ce la farai ti diranno che vabbè l'avevi già fatto, grazie ce l'hai rifatta, che senso ha? Ma se tu non ce la dovessi fare, beh allora diranno, beh vedi che non ce l'hai fatta perché non c'era Amundsen con te, non sei buono tu. In realtà il programma è leggermente diverso, lui vuole fare delle esplorazioni a raggiera nel Polo Nord, ma insomma poco cambia. Tutti lo sconsigliano, ma Nobile è un uomo bravissimo, è un signore attento anche lui a tutte le programmazioni, anche lui prima di partire fa tutte le assicurazioni, programma tutto nel migliore dei modi, migliora il suo dirigibile, quindi gli uomini lo seguono, anche se questo secondo viaggio non è ufficialmente sponsorizzato dall'aeronautica, il viaggio parte, rifanno tutto il percorso, arrivano alle isole Svalbard, fanno 2 voli che vanno anche abbastanza bene, non sono perfetti ma vanno abbastanza bene, durante il terzo volo, come probabilmente molti di voi sapranno, questa storia meriterebbe un'altra conferenza, il dirigibile Italia scompare.
scompare, non si sa che cosa è successo, sapremo dopo, c'è una storia meravigliosa, anche tragica, il fatto che il dirigibile in realtà è caduto, si è spezzato a metà, metà dell'equipaggio, tra cui Nobile, sono rimasti a terra e si salveranno in una maniera rocambolesca, molto, molto difficile appunto in tanti giorni, l'altra metà dell'equipaggio rimane invece sul dirigibile che sparisce e di loro non si saprà mai più nulla. Ma la cosa interessante per noi stasera non è questa, è un'altra, è che nel momento in cui loro spariscono, nel maggio del 1928, Amundsen immediatamente, senza neanche pensarci, decide che deve andarli a cercare. E non ci pensa due volte, non programma niente, lui che aveva sempre programmato tutti i suoi viaggi, che aveva detto io devo evitare appunto la sfortuna, nella programmazione, nel lavoro c'è la salvezza, in quel momento dice devo partire, non trova neanche un Dornerval, un aereo che aveva già utilizzato 3 anni prima, trova un LATAM francese, dice va bene, non c'è problema, parto con l'equipaggio francese, si mette in volo con questo idrovolante insieme a 6 uomini di equipaggio, metà francesi e metà norvegesi, alla ricerca di Nobile, non c'è tempo, sono già passati 3 giorni, Nobile potrebbe avere le ore contate, parte da Tromsø per arrivare di nuovo alle Svalbard e dalle Svalbard da lì dovrà andare al Polo Nord, ma alle Svalbard questo aereo non arriverà mai. Qualche giorno dopo vengono trovate tracce dell'aereo nel mare, quindi si capisce che per qualche ragione l'aereo è precipitato e Amundsen muore nell'unico viaggio in cui non aveva fatto una programmazione attenta come in tutti gli altri viaggi. E perché aveva fatto una cosa del genere? Beh, perché questo è il più grande insegnamento che Amundsen ci lascia ed è effettivamente in linea con quello che lui già diceva da bambino leggendo le storie di Franklin. Perché la privazione impara a creare, aiuta meglio, a creare un animo nobile. Perché le esplorazioni non sono una lotta del singolo contro la natura, non sono un record della persona, sono esplorazioni scientifiche, sono un'attività di tutta l'umanità, sono un lavoro di squadra. Amundsen aveva sacrificato tutta la sua vita, la possibilità di avere una famiglia, la ricchezza, il benessere, la salute, in ragione di un ideale gigantesco che era quello di fare l'esploratore, di portare conoscenza. Però sapeva altrettanto bene che anche questo ideale nobilissimo, scusate il gioco di parole visto che sta salvando Nobile, ma anche questo ideale appunto nobile doveva essere sottomesso a un ideale ancora più grande, e cioè al fatto che bisogna prendersi cura degli altri, che bisogna lavorare in squadra, che il benessere delle persone che stanno con te e il lavoro di squadra è l'ingrediente fondamentale che viene ancora prima della riuscita di qualunque grande esplorazione. Allora, nella vita di Amundsen, come abbiamo visto stasera, ci sono dei valori che in realtà riguardano un po' tutti noi. Il valore anche della privazione, se vogliamo, che noi non siamo più abituati a prendere in considerazione. Il valore di orientare la propria vita in ragione di ideali che sono pensati per il benessere di tutti, che sono ideali scientifici, e soprattutto il saper lavorare in squadra e il saper appunto prendersi cura degli altri anche in delle situazioni assurde. Forse la morte di Amundsen è, in maniera ironica se volete o anche un po' sarcastica, il più bel insegnamento che lui ci lascia, il più grande atto di generosità, un uomo che aveva ancora la possibilità di fare grandi imprese, che avrebbe potuto continuare a godere del suo lavoro, del suo obiettivo e della sua vita, decide di dare la vita per salvare colui che poteva essere un suo avversario, ma in realtà non lo era. Nobile era un compagno di squadra, era un compagno di viaggio, e questo ci insegnano le esplorazioni polari. Siamo un gruppo e dobbiamo ragionare come un'unica comunità, come un unico individuo. Queste sono le basi di quel pensiero filosofico che attraverso la storia della scienza ci porterà la prossima volta a riflettere sul ruolo straordinario di Rachel Carson, che vi invito davvero a seguire perché è un personaggio poco conosciuto ma straordinario, una delle madri dell'ecologia moderna e di un pensiero che si è sviluppato nell'ultimo secolo e che approfondiremo la prossima volta. E per ora però ci fermiamo qua, io vi ringrazio e vi ricordo il mio canale di divulgazione scientifica dove potete trovare queste storie e tante altre. Appuntamento al prossimo lunedì per l'ultima volta. Grazie.